Ciao da Avsim! Mario Mandzukic ha annunciato il suo addio al calcio giocato con un post su Instagram davvero molto originale e molto bello. Lasciatemi dire che mi sono emozionato, quasi commosso, diciamo più emozionato perché non è stato proprio addirittura commozione, però davvero un post molto originale, molto profondo, molto sentito. Un modo particolare per ringraziare e salutare tutti i compagni di squadra che ha avuto, tutti gli allenatori che ha avuto, tutte le squadre di cui ha indossato la maglia. E mi è piaciuto perché sono molto sensibili a questo tipo di visione del tempo circolare, del se stesso più vecchio che incontra il se stesso più giovane e viceversa. Non a caso, due serie TV particolari che mi sono entrate proprio nell'anima sono Dark su Netflix e True Detective terza stagione. Ma a parte questa nota soggettiva, bravo Mario, uno che ha sempre parlato pochissimo, che ha preferito far parlare il campo e la propria mimica, la propria gestualità, ha trovato delle belle parole per dire addio al calcio, con la foto dei primi scarpini che ha indossato da bambino, da giovanissimo calciatore. Apprendiamo quindi questa notizia: Mandzukic è nato nel maggio dell'86, quindi a 35 anni, all'inizio della stagione 21-22, senza in realtà iniziarla a tutti gli effetti, decide di smettere con il calcio giocato. Adesso comincia il secondo tempo, Mario, goditelo, che sia qualcosa di straordinario, come comunque straordinaria è stata la tua carriera, la carriera di Mario Mandzukic, anche se non è stato probabilmente tra i migliori giocatori del mondo, però è stato uno dei giocatori di altissimo livello, che come ce ne sono tanti, però la sua probabilmente è stata anche una carriera particolare perché è riuscito a giocare con grandi squadre e anche a partecipare ad una finale dei campionati del mondo, una finale di Coppa del Mondo, quindi davvero una carriera speciale. Una carriera che è stata caratterizzata in particolare dai 4 anni, perché 4 sono state le stagioni, 4 e mezza, ma l'inizio della stagione con Sarri possiamo non considerarla perché fu fuori rosa, quindi fu solo una questione formale di tempo, 4 anni quindi con la maglia della Juventus addosso, compresa quella rovesciata meravigliosa al Santiago Bernabéu con questa maglia, a Santiago Bernabéu no, contro il Real Madrid allo stadio di Cardiff con questa maglia addosso per la finale di Coppa dei Campioni, la finale di Champions che purtroppo finì male. Pensavo al Santiago Bernabéu perché pensavo anche ai 2 gol di Mandzukic, c'ha quella doppietta purtroppo illusoria e purtroppo alla fine inutile contro il Real Madrid nel tentativo di una rimonta disperata che si è arrestata purtroppo sul 3-0 con quel terzo cambio, il possibile ingresso di Cuadrado non optato da Allegri, non deciso da Allegri, che forse avrebbe cambiato la partita, e poi quel fallo di Benatia, l'espulsione di Buffon, il rigore calciato alla velocità della luce da Cristiano Ronaldo, che poi sarebbe diventato proprio compagno di squadra di Mandzukic, che è giocatore della Juventus. Insomma, lo sapete, la storia di Mario Mandzukic alla Juve è arcinota e ce la siamo anche goduta. Oltre al post di Mandzukic ci sono stati ovviamente quelli dei suoi compagni di squadra, compreso Khedira, di cui pure vi parlo, ma per esempio mi ha colpito il saluto di Dybala, perché nelle storie di Dybala su Instagram addirittura lo ha salutato dicendogli sei il migliore, e abbiamo visto anche altri giocatori della Juve salutare Mario Mandzukic, come giusto che sia. Poi il calciatore quando gioca e vede qualcuno che si ritira la vede come una cosa che comunque gli appartiene, quindi c'è sempre un'emozione particolare e un legame particolare al di là del legame con il giocatore, quindi è sempre più sentita questa cosa, molto più di augurare buon compleanno o buona avventura quando un collega cambia squadra. E c'è stato anche il post della Juventus, ci sono stati i post della Juventus. Per la verità, sulle prime mi ha un po' sorpreso questa scelta della Juve di fare un tweet, un post testuale con immagine per celebrare Mario Mandzukic, per ringraziarlo di tutto, e poi aggiungendo anche un videoclip dedicato, quindi creato appositamente per l'occasione, per celebrare Mario Mandzukic nel suo addio al calcio. Poi però sono andato a vedere che anche nel 2017, a novembre 2017, quando Andrea Pirlo, che pure ha giocato 4 stagioni con la maglia della Juventus come Mandzukic, annunciò l'addio al calcio da che giocava negli Stati Uniti, la Juventus fece la stessa cosa, integrò la programmazione giornaliera di quel giorno, che era il 6 novembre 2017, con un post con foto e testo e con una clip dedicata
ad Andrea Pirlo, quindi praticamente lo stesso tipo di gestione comunicativa con Pirlo e con Mandzukic. Quindi per Mandzukic non è stato fatto qualcosa di extra, qualcosa di straordinario, qualcosa di esagerato, è stata fatta la stessa cosa che era stata fatta all'epoca con Pirlo, quindi da questo punto di vista nulla da dire. Dobbiamo però essere onesti nell'ammettere che in questo momento un tweet, dei post da parte della Juventus come quelli per Mandzukic sono anche utili, perché il morale è bassissimo e quindi serve trovare un modo per ottenere empatia ed interazioni positive da parte di noi tifosi, che siamo delusi perché se n'è andato Cristiano Ronaldo, per il modo in cui se n'è andato, perché il campionato è iniziato malissimo, perché il mercato è stato deludente e quindi c'è tanto malcontento, c'è tanta delusione. Mario Mandzukic tira su il morale perché è stato amato forse a dismisura dalla tifoseria, da una parte della tifoseria in particolare, è veramente amato più che, anzi direi idolatrato sotto certi aspetti, più che semplicemente stimato come un qualunque calciatore. E voglio parlare anche un po' di questo perché non ho mai capito l'idolatria per Mario Mandzukic. Senza nulla togliere a quello che lui ha fatto con la maglia della Juventus, 162 presenze, 44 gol e 17 assist. Tra l'altro con una media di gol a partita di 0,27 che lo collocano al 124esimo posto nella storia della Juventus come miglior media gol a partita tra tutti i giocatori e al 100esimo tra i soli attaccanti. Quindi una posizione di tutto rispetto nella storia della Juventus, anche se Mandzukic non è mai stato un goleador ed è sempre stato invece un giocatore fortemente associativo, con grande intelligenza tattica, ed infatti è stato portato al massimo da Massimiliano Allegri proprio nella stagione 16-17 con quell'invenzione di fare l'esterno sinistro tattico, quindi attirando su di sé il gioco, calamitando, proprio attraendo su di sé il gioco, soprattutto i palloni alti, e creando poi dei varchi, dei vuoti nelle zone centrali da poter essere aggrediti dai compagni. Quindi un Mandzukic utilissimo in una posizione dove nessuno avrebbe immaginato che potesse fare bene, ma infatti ha fatto bene perché aveva delle caratteristiche ben diverse dalle caratteristiche tipiche dell'esterno sinistro, perché Mandzukic non è mai stato rapido, non è mai stato veloce, scattante, non ha mai saputo dribblare, però è veramente è stato un giocatore tatticamente molto intelligente che ha dato grandi cose, grandi prestazioni nella Juventus, anche se i suoi accenti principali sono sempre stati quelli diciamo dell'aspetto fisico, nel senso quindi dei duelli aerei, del gioco aereo, dei contrasti, ed è stato anche tante volte acclamato per le scivolate, per i rientri in difesa a recuperare il pallone, per le sportellate. Diciamo che però, ecco, l'idolatria che non ho mai capito, in generale l'idolatria nei confronti dei calciatori la capisco poco, se non è diciamo tra tifosi molto molto giovani che quindi tendono ad idolatrare e a creare degli idoli a cui si appiccicano, a cui si attaccano, mentre per una tifoseria più matura e navigata l'idolatria dovrebbe essere riservata veramente a pochissimi, e Mandzukic non può entrare nell'Olimpo di questi pochissimi. Cioè Mandzukic non può entrare secondo me nella storia della Juventus ai livelli di Del Piero, Nedved, Zidane, lo stesso Pirlo, ma per dire Platini, Baggio e tirate fuori chi volete, perché è stato un giocatore molto importante ma chiaramente un gradino più in basso. Invece c'è sempre stata questa forte idolatria nei confronti di Mario Mandzukic che secondo me ha un po' accecato la tifoseria, non consentendo a certi tifosi di vedere come l'ultimo Mandzukic sia stato a tratti disastroso, e credo che non si offenda nessuno nel dirlo. Perché io ricordo l'ultima stagione di Mandzukic, quella con Cristiano Ronaldo, in cui all'inizio partì bene. Da dire che Mandzukic con il mondiale esaurì completamente le energie, probabilmente Mandzukic al mondiale ha finito realmente la sua carriera, terminando appunto nella finale persa di Coppa del Mondo. Poi andando avanti, nella stagione 18-19 partì molto stanco, proprio per i postumi del mondiale, eppure Allegri continuava a farlo giocare molto più di quanto potesse, molto più di quanto meritasse per le prestazioni e per il livello fisico. Per cui iniziò anche bene, segnando, intendendosela bene con Cristiano Ronaldo, però poi ricordo l'errore che ci fece prendere gol con il Parma e pareggiamo 3-3, nonostante mi sembra una doppietta di Cristiano Ronaldo. I due gol regalati da Mandzukic in particolare, proprio all'Atletico Madrid nell'andata persa 2-0 al Wanda Metropolitano.
Quindi poi con Ronaldo che va a fare la tripletta per rimediare, quindi parlando appunto di Champions League, che era l'anno dopo quella doppietta al Santiago Bernabeu e l'anno dopo ancora quella rovesciata, quindi andando sempre troppo a degradarsi Mandzukic. Quindi secondo me c'è stato anche un accanimento da parte di Allegri nei confronti di Mandzukic, facendolo giocare troppo, perché sappiamo che Allegri ha sempre stimato tantissimo Mandzukic, forse anche troppo, cioè lo ha sempre visto un po' troppo al di sopra di quelle che erano le sue reali capacità, fino agli ultimissimi mesi in cui Mandzukic sembra davvero essere sparito, e la percezione che abbiamo è di un infortunio fasullo, perché non è stato mai comunicato dalla Juventus. Io ricordo che Mandzukic fu dichiarato infortunato da Allegri in una conferenza stampa, non c'è mai stato un post, un tweet, un aggiornamento sul sito circa l'infortunio di Mario Mandzukic, la reale entità dell'infortunio di Mario Mandzukic, eppure saltò l'ultima parte della stagione 18-19 a scudetto sostanzialmente acquisito, per poi presentarsi all'Allianz Stadium per Juventus-Atalanta 1-1 con suo gol, il suo ultimo gol con la maglia della Juventus, per la festa scudetto, saltando poi anche l'ultima, che mi sembra che fu Sampdoria-Juventus, anzi sicuramente fu Sampdoria-Juventus, se non sbaglio il 26 maggio può essere, del 2019, ultima partita in panchina di Allegri prima di Udinese Juventus di questa stagione, a esonero già comunicato, tra l'altro. Questa è storia, questa è stata la fine di Mandzukic, c'è stata una fine pessima, ingloriosa anche rispetto a quello che aveva fatto prima, con Sarri che poi gli ha fatto capire che non era più il caso, o comunque a Sarri non è piaciuto. E ricordo che Sarri disse: se preferisco Higuain a Mandzukic è perché magari Higuain in allenamento mi ha fatto vedere cose che Mandzukic non mi ha fatto vedere. Da lì l'esclusione, con Mandzukic messo fuori lista Champions, e lui che rimbrotta, anche se non parla, però sentiamo certe cose, si percepiscono certe cose da dentro agli ambienti, che appunto non partecipa più alla vita di squadra e cerca un'altra destinazione, andandosene poi all'Al-Duail, dove, e qui parliamo del dopo, e parliamo anche di Khedira, e parliamo anche di Pjanic, ha disputato nella stagione 19-20 7 partite con un solo gol e 0 assist in 572 minuti. C'è stata la pandemia poco dopo che Mandzukic si è trasferito lì, però si è comunque giocato, quindi è lui che ha giocato poco. Poi ha rescisso il contratto, tra l'altro, per mandarlo all'Al-Duail la Juve ha fatto minusvalenza di circa 4 milioni, perché aveva ancora un po' di ammortamento su Mandzukic, che fu pagato mi pare 21 milioni nell'estate 2015, quindi non poco comunque per un attaccante già verso fine carriera, già all'ultimo contratto. Ed infatti, anche se poi quella minusvalenza fu compensata da una plusvalenza su Han Kwang-song, se non ricordo male, giocatore nordcoreano che è transitato per la Juventus, è stato ceduto all'Al-Duail e poi se le sono perse le tracce, e quindi comunque un'operazione economicamente positiva, ma una cessione dolorosa per la Juventus. Rescissione con l'Al-Duail, poi si accasa al Milan, cosa che stranamente non viene percepita come un tradimento da parte di molti tifosi della Juventus, che invece hanno percepito come tradimento l'addio di Bonucci. Dinamiche diverse, momenti diversi, età diverse, situazioni diverse, però ecco, il Milan non è proprio il peggior rivale della Juventus, ma non è neanche il miglior amico della Juventus. Al Milan 11 presenze, 0 gol, 0 assist e soli 287 minuti. Quindi Mandzukic dopo la Juve è durato 859 minuti in campo nell'arco di due stagioni, pochissimo, praticamente zero. Questo che cosa significa? Che chi diceva speriamo che torni Mandzukic, che si diceva nel mercato invernale scorso, quindi nel mezzo della stagione 2021, chi diceva speriamo che Mandzukic resti, ma perché Sarri lo mette fuori rosa, Mandzukic è ancora un giocatore valido, ci serve ancora, si sbagliava chi voleva la permanenza o il ritorno di Mario Mandzukic. Lo dice la storia, lo dicono i fatti, non lo dico io, non è una mia opinione. Mandzukic dopo la Juve è durato 859 minuti, se fosse ritornato alla Juve forse sarebbe durato un po' di più, ma comunque con un livello di prestazioni non adeguato, inadeguato o addirittura inaccettabile. E purtroppo la stessa cosa dobbiamo constatare per Khedira e per Pjanic, altri due giocatori pagati tanto, perché pure Pjanic aveva uno stipendio alto, Mandzukic e Khedira hanno beneficiato nel 2018 di un rinnovo assurdo a 6 milioni netti circa entrambi. A settembre 2018 Khedira, ad aprile 2019 se non sbaglio Mandzukic, ma probabilmente era un rinnovo che era già stato masticato e digerito prima, e quindi due rinnovi assurdi che sono pesati, anche perché se fossero state mantenute le scadenze naturali entrambi i giocatori sarebbero andati via nel momento giusto.
sarebbero andati via nel momento in cui non avrebbero avuto più nulla da dare, nulla da dire alla Juventus. Ed invece sono stati reiterati, sono stati prorogati eccessivamente. E ripeto, lo dimostrano i fatti. Khedira con la Juventus 145 presenze, 21 gol e 13 assist. Cioè, pensate, Khedira, che è stato una stagione in più di Mandzukic, perché la stagione di Sarri Khedira se l'è fatta, ha fatto meno presenze di Mandzukic. Khedira meno presenze di Mandzukic, la metà dei gol, e questo è un pregio di Khedira, perché segnare da centrocampista la metà di un attaccante in meno presenze è un pregio, e quasi lo stesso numero di assist. Ma dal punto di vista della fase offensiva, Khedira non si discute, è sempre stato un giocatore utilissimo. Però a fronte di questo, il post Khedira cosa è stato? È stato Khedira, tra l'altro, aprile 87, quindi si è ritirato pochi mesi prima di Mandzukic e comunque un anno prima come età anagrafica. Dopo la Juve, lasciata a febbraio, solo a febbraio 2021, dopo metà stagione isolato da Pirlo, come Mandzukic era stato isolato l'anno prima da Sarri, 9 presenze con l'Hertha Berlino, 0 gol e 2 assist in 393 minuti. E quindi Khedira è durato 393 minuti, molto meno di Mandzukic dopo la Juventus, e poi si è ritirato. Ha deciso di ritirarsi, nessuno l'ha costretto a ritirarsi. Non si è ritirato per un motivo particolare, perché probabilmente, e qui veniamo al dunque, si è accorto che il suo livello di prestazioni non era più adeguato a quelle che erano le sue aspettative, non riusciva più a dare al calcio. Ma dobbiamo fare un discorso appunto sugli allenamenti della Juventus, anche se è solo un incipit e un input, poi magari andremo a sviluppare in maniera più approfondita questo argomento. E tocco il discorso Pjanic, nato invece ad aprile 90, che non è ancora a carriera finita, ma poco ci manca, perché Pjanic, che alla Juve ha fatto 178 presenze con 22 gol e 41 assist, di tutto rispetto, è andato al Barcellona, tra l'altro per 60 milioni in quell'operazione con Arthur, che ancora non è stata veramente positiva per nessuno dei due club, a fare 30 presenze con 0 gol e 0 assist e solo 1295 minuti. Adesso si è trasferito a mercato chiuso al Beşiktaş, prima del cui trasferimento si è dimezzato lo stipendio al Barcellona, invece di 8 milioni 4, ma il Beşiktaş gli darà comunque un suo stipendio da 2,75, quindi Pjanic da 8 milioni al Barcellona passa a 6,75 per un anno in prestito al Beşiktaş. Ora capite che chi voleva il ritorno di Pjanic si è sbagliato, come chi voleva il ritorno di Khedira, come chi voleva il ritorno di Mandzukic o come chi voleva la loro permanenza. Non si tratta più tanto di idolatria o di preferenze, di soggettività e di opinioni, si tratta di verità, di realtà e di oggettività. Se Mandzukic dopo la Juve non è riuscito a fare 1000 minuti e ha fatto un solo gol, ci sarà un motivo. Se Khedira dopo la Juve ha fatto neanche 10 presenze, neanche 400 minuti e si è ritirato, ci sarà un motivo. Se Pjanic dopo la Juve, da un allenatore bravo, che ne dica Pjanic, da un allenatore bravo come Koeman, non è stato assolutamente preso in considerazione, e poi non riuscendo a trovare mezza squadra, ci saranno anche state squadre che hanno offerto contratti a Pjanic, io non lo so, ma non riuscendo a trovare mezza squadra valida, aspetta la Juve le ultime ore di mercato, la Juve si tira indietro perché non c'è l'accordo contrattuale e lui si rifugia in Super League in Turchia, ci sarà un motivo. Cioè significa che il livello di questi giocatori usciti dalla Juventus non è più all'altezza del calcio. Del calcio. Perché Mandzukic ci ha dovuto andare in Qatar per poi tornare al Milan, che diciamo l'ha voluto sfruttare come terzo, quarto attaccante, sperando forse che potesse fare qualcosa di utile. Zero gol e zero assist. Khedira è tornato in Germania pensando di poter fare magari un paio di stagioni, si è ritirato prima di subito. Pjanic pensava di fare il grande salto di qualità al Barcellona, se n'è dovuto tornare con la coda tra le gambe, anzi voleva tornare con la coda tra le gambe ed è dovuto scappare in Super League. Cioè se Pjanic ha accettato l'offerta del Beşiktaş, con tutto il rispetto, credo che non avesse offerte migliori del Beşiktaş. Quindi significa che Mandzukic dopo la Juve valeva il Qatar o la panchina del Milan. Khedira dopo la Juve valeva nulla, perché Khedira dopo la Juve cioè è finito subito. Pjanic dopo la Juve valeva la Turchia, il campionato turco. Quindi, ripeto, chi voleva la permanenza o il ritorno di Mandzukic, la permanenza o il ritorno di Khedira, la permanenza o il ritorno di Pjanic, si è sbagliato. Cioè, erano cose non fattibili, erano cose irreali, erano cose controproducenti. Perché poi, al di là delle opinioni, noi tifosi che cosa dobbiamo sperare? Che la Juve sia la più forte, che la Juve si rinforzi. Per cui, al di là della tattica,
con il regista, con due mediani, con il centrocampo a tre, l'attacco a tre, che non ci interessa nulla, al di là delle preferenze sullo stile di gioco, oggettivamente la permanenza o il ritorno di Mandzukic, di Khedira e di Pjanic alla Juventus avrebbero reso la Juventus più debole, altro che più forte, e quindi erano dei desideri malsani, erano degli obiettivi sbagliati che fortunatamente non si sono concretizzati, fortunatamente. E dobbiamo brevemente, dicevo, vi do l'input, poi approfondiamo, parlare degli allenamenti alla Juventus. Perché secondo me sarebbe bello averne delle competenze per guardare approfonditamente, ma tanto immagini non ce ne sono, un allenamento integrale della Juventus e un allenamento integrale del Bayern Monaco, del Chelsea, insomma di altri grandi club europei, del Paris Saint-Germain, e vedere le differenze, riuscire a capire le differenze. Spero di riuscire ad offrirvi nel prossimo periodo, nei prossimi mesi, dei contenuti approfonditi con persone competenti su questo specifico aspetto, cioè sui cicli di allenamento, sulle sessioni di allenamento, per capire se casomai alla Juve ci si allena male o meno bene che negli altri club. Vi ricordate che Matuidi, per esempio, disse con grande sorpresa che alla Juventus, a differenza del Paris Saint-Germain, se non vai in palestra ti rimproverano, sono molto fiscali sul lavoro in palestra? Ecco, non è che magari alla Juve si fa troppo lavoro statico, troppo lavoro di palestra e poco lavoro dinamico e aerobico rispetto alle altre squadre? Non è che gli allenamenti alla Juve sono troppo poco dinamici, per cui sono più leggeri, sono percepiti come più leggeri poi alla lunga nel corso della stagione dai giocatori, e quando questi giocatori escono dalla comfort zone della Juve vanno in un club dove non necessariamente il Bayern Monaco, anche il Besiktas, il Barcellona, va bene, ma l'Al-Duail, l'Hertha Berlino, trovano un contesto di allenamenti nettamente più difficile, per cui poi si accorgono dei loro limiti fisici? Perché Khedira, finché era la Juve, voleva continuare a giocare, non voleva andarsene, convinto di poter dare il suo contributo, appena ha messo piede da un'altra parte si è dovuto ritirare? Perché Mandzukic stessa cosa, ed è dovuto andare in Qatar, dove è durato pochissimo? Vuoi vedere, ripeto, che alla Juve non ci si allena bene, ci si allena in maniera troppo leggera e poco dinamica per sostenere gli impegni di un'intera stagione? Sarà anche questo il motivo se la Juve a marzo, che altro che nelle migliori condizioni, è arrivata storicamente molto spesso con l'acqua alla gola? Vuoi vedere che questo è il motivo per cui nelle partite che contano gli altri ci corrono addosso per 90 minuti e noi soffriamo? Bisognerebbe fare probabilmente un approfondimento su questo, dando un'importanza, dando attenzione a questa spia che si è accesa, a questa campanella d'allarme, sul fatto che tre giocatori di alto livello, storicamente, che sono usciti dalla Juventus, appena hanno messo piede fuori, sono praticamente finiti. Dico praticamente perché c'è Pjanic che ancora gioca, ma bisogna vedere quanto, come e a che livello, e per quanto tempo andrà avanti. Senza nulla togliere a quello che hanno fatto Pjanic, Mandzukic e Khedira per la Juventus, che fa parte della storia, anche se hanno finito male, Pjanic ancora bene, ma pure Khedira, ultima stagione disastrosa, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni, ma forse anche ultime due. Per Mandzukic invece, almeno fino a tutta la stagione 17-18, le prestazioni erano state elevate. Grazie per la vostra attenzione, contenuto lungo perché avevo tante cose da dire, un'analisi su tre giocatori. Ditemi allora come la pensate sulla scelta di Mandzukic di dare l'addio al calcio, ovviamente anche i vostri saluti, il vostro incoraggiamento per il futuro, le vostre considerazioni sull'addio di Mandzukic, di Khedira e di Pjanic dalla Juventus e sui cicli di allenamento della Juve. Mettete like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Abbonatevi per tanti vantaggi speciali, tra cui discussioni tattiche in chat riservate su Discord. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!